Un piano per difendere i commercianti di Foggia da rapine e aggressioni. Dopo l'omicidio di Francesca Marasco, la tabaccaia di 72 anni, uccisa a coltellate lunedì all'interno del suo negozio in via Marchese de Rosa, le istituzioni fanno quadrato e si preparano a mettere in campo una serie di iniziative per dare risposte al grido d'allarme rilanciato in queste ore da cittadini e imprese. Un dolore che richiama la memoria, fatti gravissimi che si sperava potessero essere legati al passato. Il prefetto Maurizio Valiante ha convocato prima le forze di polizia, insieme ai vertici di comune e provincia, e poi le associazioni di categoria. Sul tavolo l'obiettivo di aumentare i controlli per evitare che nel capoluogo dauno continuino a ripetersi fatti di sangue, come quello che è costato la vita a Franca, così chiamata dai tanti amici e conoscenti che l'hanno ricordata con messaggi e mazzi di fiori depositati davanti alla tabaccheria. E proprio i suoi colleghi ora chiedono misure straordinarie di tutela. Speriamo che questo ennesimo eccesso di violenza nei confronti di un tabaccaio porti l'amministrazione e di conseguenza il Ministero degli Interni ad operare a favore della categoria. A rafforzare l'impegno istituzionale, il prossimo 8 settembre arriverà a Foggia anche la Commissione parlamentare antimafia. Il vicepresidente Mauro Dattis ritiene il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine un intervento ormai improcrastinabile. Dalla regione, il vicepresidente Raffaele Piemontese invita ad uno sforzo comune di cambiamento di fronte a un gesto di barbarie che ha sconvolto tutti.